Allora, come anticipo, abbiamo visto un video che è l'inizio di un'attività che cerchiamo di costruire, che ha sempre a che fare con l'attività di prevenzione, delle raccomandazioni che possono essere date a chi sceglie di andare in bicicletta, perché non si può dire tu pur scegli la bicicletta per andare al lavoro se non rendi possibile questa cosa e se non avvisi e non rendi il dipendente consapevole del fatto che andando nelle strade di una città come Roma corre dei pericoli e quindi deve stare attenta alla propria sicurezza e prima di muoversi e fare un'attività sportiva di un certo impegno deve considerare di fermarsi, fare degli esercizi sia prima che dopo dell'attività ciclistica. L'incontro di oggi molto rapidamente diciamo, ha una natura informativa e si inquadra sempre nelle attività che ISPRA propone in una giornata dedicata alla European Mobility Week, che quest'anno ha come tema centrale Our Street, Our Choice, le nostre strade, la nostra scelta, che non è solo uno slogan, ma un modo di considerare il cittadino partecipe degli spazi pubblici e della viabilità. E in questo senso la comunità europea invita a rivalutare il modo di vedere lo spazio urbano, ripensando e ridisegnando strade e spazi pubblici a favore dei cittadini. Questo avviene in questa settimana, ci sono un sacco di eventi, avreste visto in giro per la città, che utilizzano in modo diverso dei luoghi che normalmente sono dedicati esclusivamente al traffico, al transito. È un invito a riflettere che noi viviamo in città in cui sicuramente dobbiamo utilizzare solamente il mezzo privato per spostarci, ma in un momento di transizione come questo vi sono anche dei limiti all'uso e all'accessibilità del mezzo privato. L'ultimo, ma ripetuto, invito della comunità europea è quello di dare priorità a forme di trasporto attivo e quindi di dare delle priorità anche alle necessità delle esigenze dei ciclisti e dei pedoni, che pur essendo un gruppo limitato rispetto al gruppo in generale delle persone che si spostano nella città, devono trovare soddisfatte alcune esigenze di sicurezza per muoversi. Trovo che tutte queste indicazioni trovino nei temi della moderazione del traffico, della sharing economy e del ciclista urbano, dei temi assolutamente centrali. Vi invierò successivamente un questionario. Chi è venuto oggi in bicicletta, come al solito, mi dirà quanti chilometri ha percorso, ci sarà una serie di domande per capire se è uno spostamento abituale e una risposta anche sul grado di soddisfazione di arrivare al lavoro una volta che si è scelta la bicicletta. Molto brevemente, i ciclisti di Ispra abituali su un numero di circa 1200 persone sono un numero di 12 e quando ci sono gli eventi di bike to work si raddoppia questo numero, ma non è facile poter consentire l'abitudine alla scelta di venire in bicicletta al lavoro. E la percorrenza media è di 12,5 km, che in andata e ritorno è di 24 km. Questi sono dei numeri, ma che rappresentano la media degli spostamenti nella città di Roma e che fanno capire che probabilmente è necessario il massimo supporto da parte dell'amministrazione locale all'integrazione del trasporto e a forme di trasporto che si collegano all'uso della bicicletta. Velocissimamente ricordo che delle iniziative messe in campo, al municipio è stato discusso un progetto di pilota zona 30 con un itinerario, con due studi di itinerario ciclopedonali, tutto è stato approvato con una risoluzione di municipio e si è aperto appunto un tavolo tecnico in cui partecipano le associazioni, le strutture tecniche del municipio,
e anche l'assessorato alla mobilità dei trasporti di Roma, perché anche in seguito all'adozione del nuovo piano generale del traffico è stata programmata l'adozione di una zona 30 in ognuno dei municipi. L'adozione della zona 30 significa che riceverà delle risorse per essere fatte, perché è il momento attuale che le amministrazioni pubbliche non dispongono di risorse per realizzare infrastrutture di mobilità ciclistica. Altrettanto velocemente vengo a ribadire il concetto che il nostro lavoro si basa anche sul fornire informazioni e raccomandazioni per muoversi in bicicletta in modo sicuro. Sia in pista ciclabile che fuori, e ricordo che l'anno scorso abbiamo prodotto una guida del ciclista urbano, quest'anno abbiamo aggiornato con dati relativi alla prevenzione sanitaria. Vi sono studi recenti che stabiliscono un limite di velocità anche per il ciclista che si muove vicino a strade molto trafficate, quindi 20 km orari. È la raccomandazione del limite di velocità per non avere dei danni al sistema cardiorespiratorio superiori ai benefici del movimento. Queste sembrano cose banali, ma sono cose che adesso cominciano ad essere studiate sistematicamente. L'occasione è anche quella di presentare invece un fatto concreto, che forse è minuto, è quello di uno spogliatoio docce ad armadietti, che abbiamo realizzato nel parcheggio interrato. Possiamo anche affermare forse che siamo il primo ente pubblico a Roma che lo fa, che lo realizza, sulla base delle richieste dei dipendenti che nei questionari che hanno compilato, no, ogni bike to work, mi hanno fornito sì dei dati informativi sulle percorrenze, ma anche delle indicazioni circa le necessità. E questa, oltre al sistema di parcheggio che abbiamo istituito qua all'esterno della sala conferenze, era quello di poter usufruire, soprattutto per chi compie lunghe distanze, di uno spogliatoio e doccia. L'altro invece aspetto informativo su cui si soffermerà il collega Spampinato sono alcune informazioni relative alla possibilità di utilizzo e di integrazione della bicicletta nel trasporto pubblico. Fino a poco tempo fa c'erano delle fasce orarie piuttosto limitate, se non per dire, diciamo, impossibili per un dipendente che va al lavoro alle 8 ed esce alle 5. E sembra che ATAC abbia cominciato ad aprire queste fasce. Sicuramente Roberto ci spiegherà meglio come si accede alla metro e ad altri mezzi del trasporto pubblico a Roma. Beh. Io vi vorrei ricordare, tanto per dire, cioè, per essere critici, l'anno scorso European Mobility Week in Austria cosa facevano? Le risorse impegnate in quella settimana andavano in un anno di assicurazione a pedoni e ciclisti, oltre ai soliti sconti sugli abbonamenti, a un libero noleggio di bicicletta, agli scontistiche generale, a tasse ridotte sul car sharing. Questo ci dice che molto dovrebbe essere fatto a livello nazionale per incentivare forme alternative di mobilità urbana, per andare verso una maggiore sostenibilità ambientale.